Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. Come sapete, in Thailandia molti Nak Muay, campioni dei grandi stadi di Bangkok, hanno un fratello che è un altrettanto valido combattente, come ad esempio i fratelli Payakaron, oppure Robert e Rolek, o i gemelli Galaxy, e anche Nankabuan, nonché Pau Yut, aveva un fratello, il forte Nampon. Nampon combatterà principalmente in Thailandia ed è un combattente che avanza molto. Aveva un low kick micidiale, delle ottime ginocchiate. Poi, come potete vedere da questo video, era anche molto abile nelle schivate, nel gestire l'avversario, delle gomitate molto precise. Infatti batte campioni come Nuoto René Tongraja, Kwangtorane Payakaron, Ted Kiat. Vincerà il titolo del Lumpini nelle 118 libbre, un titolo vacante che poi perderà contro il forte Wang Chan-noi. Per poi vincere nelle 126 libbre, sempre il titolo del Lumpini, battendo però Jarohin Tong Khiat Bashong, che ribatterà anche in una delle sue difese di questo titolo. La prima volta che combatte all'estero, combatte in Francia nel 1989 e qui batterà il francese Pascal Grégoire per KO tecnico, rompendogli una tibia. Poi nel 1990 combatte per il titolo mondiale FMI in Olanda ad Amsterdam, contro il famoso Ramon Dekkers. Probabilmente Nampon lo aveva sottovalutato perché allora Ramon Dekkers non era conosciuto come è stato poi in seguito. Infatti Nampon verrà contato al primo round e perderà questo match ai punti. A 2 mesi di distanza ricombatteranno però stavolta a Lumpini e Nampon vincerà ai punti questo match. Un match che poi gli olandesi hanno criticato, c'è stata un po' di discussione in quanto dicevano che avevano, i giudici thailandesi avevano favorito il loro combattente, ma in realtà se guardate bene questo match noterete che Nampon ha fatto dei punti in più e forse noi europei oggi, ma allora ancora di più, non siamo abituati al giudizio dei giudici thailandesi, che poi è quello che è quello reale nella Muay Thai, visto che l'hanno inventata loro. Il metodo di giudizio loro magari era un po' diverso dal nostro, ma comunque è ben chiaro da questo match che Nampon ne è uscito vincitore e comunque è stato un bel match da parte di entrambi. Nampon, dopo il suo ritiro, aprirà un ristorante come il fratello, un ristorante specializzato nel barbecue coreano e anche lui sulla sua insegna avrà dei guantoni esposti, infatti era facilmente riconoscibile, però purtroppo come il fratello a causa di una malattia, una grave malattia polmonare ci lascerà, succederà il 19 settembre 2016 e anche in questo caso il mondo della Muay Thai ha perso un grande esponente di questo suo sport. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!